quindi sicuramente il belting riguarda anche il registro di testa, l'abbiamo appena ascoltato. Quindi appunto il belting ha a che fare soprattutto con il registro di petto, non è vero, si deve anche cercare di saperlo fare nel registro di testa, e questo salva la voce negli anni, e creando un'emissione che assomiglia a quella di petto. È sbagliato cantare guardando in direzione della galleria, questo se guardate i musical, quasi sempre i cantanti di musical, i performer di musical cantano in questa posizione. E per questo ricordiamo anche un'altra intuizione della Estil, cioè parliamo della ribaltazione, quindi del tilt della tiroide verso la cricoide, quindi questo è un po' la filosofia di se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Questo è equivalente all'inclinazione cricoidea, perché comunque c'è compressione sulle corde. Non è vero che il belting fa male. A proposito di questo, proprio del fatto dell'importanza del fatto che appunto è importante sapere che si canta anche col viso rivolto verso la galleria, che c'è questa doppia possibilità di compressione delle corde vocali, vediamo la clip 11, la prego la regia video, la sirenetta Broadway. Altrimenti quel suono non sarebbe possibile ottenerlo. E infine, non è vero che il belting fa male. Dicevamo appunto, il belting non fa male, si tratta semplicemente decidere se affrontare questo tipo di studio di emissione oppure no. Pilotare un aereo non è per tutti, però tra quelli che possono pilotare un aereo, questi dovranno ricevere un training assolutamente adeguato, fatto da coach specializzati. Non è vero, Francesco? Sì, infatti, non è vero che il belting è soprattutto qualcosa legato alla vocalità femminile. Per questo chiamo la regia audio, la clip 12, di Alets and Tons. Questa è una produzione famosa molto nel centro Europa, si tratta di Elisabeth. Questo era Uwe Kröger, che sì, è uno dei più grandi performer del mondo ed europeo e tedesco. L'ultima cosa che sfatiamo è importantissimo dire che non è vero che il belting si utilizza solo per un tipo di vocalità moderna, perché ora possiamo ascoltare dalla regia audio la clip numero 13, This is the Moment, Robert Cuccioli, di origine italiana, da Jekyll and Hyde. La regia audio. This was the moment, the greatest moment of meraviglioso. Ora vi facciamo sentire un esempio dal vivo. Francesco canterà un brano brevissimo da Miss Saigon, Why God Why, e prego la regia audio di mandare la clip numero 14.
Questo per dimostrarvi che una volta finito di cantare, la canzone non è ancora finita, quindi bisogna mantenere l'atmosfera fino a quando è finita la musica e si deve passare a qualcos'altro. Ora vi facciamo ascoltare il belting in una voce tenorile e poi in una voce baritonale, per vedere com'è possibile applicare un belting, diciamo parlando proprio in maniera gergale, più tenorile anche ad una voce baritonale. Nella clip registrata ascolterete un tenore, dal vivo ascolterete Francesco, che è un baritono brillante, e per l'esaltezza quello che viene definito brillante, che brilla di luce propria. No, perché l'high baritone è una delle voci tipiche come esatto, mezzo esatto, e si musical. Chiama high baritone ed è la voce maschile più utilizzata nel musical insieme al mezzo soprano. Quindi prego la regia audio di mandare la clip numero 15, Use What You Got da The Life. Devo cantare io. E poi deve cantare lui, che è un baritono. E prego la regia audio di mandare la clip numero 16, Mr. Greed, sempre da The Life. And we bought a thing, we'll love to see the second me and my partner, my trusty partner.